Oh, di Mosiren alla larga, perché lì dentro ci sta il tedesco, è diventato come una bestia. Sì, sì, è meglio, non si sa mai cosa può fare. Guarda, ma non l'ha mai fatto male nemmeno la mosca. Però fa un po' paura. Povretto, le matte? Ma sarà matto, ma capisce tutto come noi. Quelli continuano a sparare qui. Qualche giorno ci ammassano tutti. Raus! Raus! Andate fuori a vedere cosa succede, Raus! Discesse nei Merweiter. Ci ammassano tutti questi qui. Com. Adesso ti faccio le orecchie, sì, e poi anche le gambe. Marino, io non vengo. Hai paura? So che odia le donne. Non aver paura. Aspettami qua. Buongiorno. Morde il suo cane. Bull, vieni qua, vieni qua. Qua. Cos'è che volete? Niente, guardare.
Guarda là. Ma chi l'avrà acceso questo fuoco? Non è ancora San Giovanni? Mov'è, sono tutte maiale. Oh, guarda che erano fatte su tante. Oh, sembrano vere, sembrano. Vengono giù dal muro. Oh, sì. Oh, guarda, ha sporcato tutto il muro. Ma guarda un po' cosa ha fatto lì sopra. E mo, con cosa li ha pitturati? Mo, con la carbonella li ha pitturati. Ma sì, ma adesso voglio vedere chi lo pulisce quel lavoro lì. Altro che storie. Ma non si può mica lasciare così. Mo, c'hai proprio ragione. Ah, l'ha fatto proprio un bel guai questo qua. Perché vi è da pitturare tutta la cades? L'ha fatta anche una maiella sorò a finestra. Oi, ma quando le avrà fatte tutte calmaieli le? Stanotte. Ieri non c'erano. Bisogna dirlo con la guardia, che il mo sporca tutto i muri. Ma perché avrà disegnato tutte scrofe? Ma no, c'è anche un galetto e l'ha disegnato bene. Ampiasme. Quello lì è lui. Ah, un seppitura in mezzo a maiali, ve. Ma l'è proprio là. Ma metto la ghegna, lei lo conosco. L'è là? Sì, l'è proprio la ghegna dal tedesco. Si è fatto davvero brutto con me. Me lo farebbe mettere dentro. Perché? Fa mica male a nessuno. Ah, ma fa male a me perché mi sporca tutti i muri, guarda, mo. Tony! 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 C'è nessuno? Sta zitto te. Tony, mi hai fatto paura. Cos'è che volete ancora da me? Beh, ti ho portato un po' di roba per pitturare. Pitturo anch'io, sai. Ho visto le bestie che hai fatto sul muro, in piazza, Gualtieri. Hai fatto un vero affresco. L'ho mica fatto a me. Ma va, non sono mica un carabiniere io. Sono un artista. Anche me sono un artista. Ma lo so. Ho visto i tuoi galli che dipinto nella capanna. Sono belli, veramente belli. Sono fatti da un vero artista. Senti, se vuoi venire da me ti faccio vedere quello che sono capace di fare anch'io.
Di un po', ma perché hai fatto tutte quelle maiale, eh? Ti ci sei messo che tu dentro. Non è vero? Ti sei fatto l'autoritratto. Però è come se l'avessi firmato. Ti si riconosce subito la faccia. Da, prendi. Prendi un sigaro. Te, vuoi fumare? Lo sai, Tony, che sono venuto fin qui per portarti dei pennelli, eh? Dei colori. Guarda. Guarda che belli. Ti piacciono? Questo è compensato. Qui ci puoi pitturare sopra. Hai capito? Tu fai qualcosa qui sopra, poi dopo me lo dai, possiamo fare cambio, oppure te lo compro. Va bene? D'accordo? Ah, a casa c'ho anche della tela, se vuoi. Hai mai pitturato sulla tela? No, mai. Stavi a sentire, Tony. Nella tua capanna ho visto la testa di tigre. Guarda che è molto bella. Però è un peccato, lì all'umido così, si rovina. Anche l'altra roba è tutta scrostata. È un vero peccato. Guarda che va tutto in malora, eh. Me non ho bisogno di niente, me. Va bene? Capito? Me non voglio niente da voi. Cosa vi interessa voi della mia roba? Senti, vuoi venire da me? A casa mia. Io sto... Hai presente dov'è la palazzina? In paese? Ecco, lì dietro, nel cortile vicino. C'è il mio studio. Una porta rossa. Dai, non puoi sbagliare. Perché devo venire? Eh? Perché? Non vengo io. Non vengo a casa vostra. Perché devo venire nel vostro studio? Me non vado da nessuna parte. Io sto qua. Sto bene qua io. Non ho bisogno di nessuno. Nessuno! Elba, vieni in casa. Dov'è che sta il pittore? Massa Curati, là. Chi è? Ma sono me, Tony. Ah, sei te, Tony. Non ti aspettavo più. Vieni, entra. Entra, entra pure. Bravo, Tony, bravo. Ti sei deciso, eh? Siccome che passavo di qui, vi sono venuto a trovare. Hai un disegno forte. Mi piace davvero. Non ho fatto tempo a finirlo perché non c'avevi i colori giusti. Quelli che hai usato sono belli. Se vuoi finirlo, qui c'è tutto quello che vuoi. Qui sei come a casa tua, c'è di tutto, guarda, non fare complimenti. L'olio, le tempere. Toh, guarda, se vuoi ci sono anche i pastelli. Dai, vieni qua. Sono questi. Li hai mai usati? Sì, al skinned. Ah, da ragazzo. Bene, senti, adesso io mi metto a lavorare, eh? Puoi pitturare anche tu, se vuoi. Qui ci sono le tavolozze, i colori. Fai pure, dai. Di un po'. Ma te non hai mai conosciuto altri pittori? Non so, forse uno, due, ma non mi ricordo bene. Ma uno che ti piaceva proprio tanto? Ma non so, forse uno una volta, però non mi ricordo, non mi ricordo. Italiano? Francese? Ma non mi ricordo mica, so che c'aveva i capelli rossi.
sei proprio un bel tipo, te, Tony. Ma lo sai che per la gente di qua siamo tutte e due stranieri, io e te? Tutte e due. A me mi chiamano il forestiero. Beh, certo che te vieni proprio da più lontano. Oh, io non ci sono mai stato in Svizzera. Te, guarda, l'unica cosa che ho della Svizzera è questo qui. Un orologino. È proprio svizzero, eh? Ma a te non te ne frega niente di saper l'ora. Io sento l'odore delle ore. Senti un po', hai fame? Non fare complimenti. Ti vado a prendere qualcosa da bere, qualcosa da mangiare. Eh? Tu stai qui tranquillo, io torno subito. Aspettami, eh? Cos'hai fatto? Come ti sei conciato? Io quando lavoro non mi sporco mica. Non c'è mica bisogno di sporcarsi così. Sembri un pelle rossa, sembri. Te, va, piglia. Pulisciti. Se vuoi c'è anche dell'acqua. Pulisciti! Ma pulisciti! Vabbè, vabbè, fa come vuoi. Cos'è che guardi? Questa statua? L'ho fatta io. Ti piace? È Abele. Sì, Abele. L'innocente Abele. Altro che Abele, te stai guardando quella donna lì, eh? Ma non le guardo mai le donne. Non le guardo le donne. Va là, Tony, non fare l'ipocrita. Se vuoi che andiamo d'accordo, non devi mica dirmi delle bugie. Devi essere sincero con me. Tu stavi guardando questa ragazza nuda. Fai bene. È bella, eh? Bella. Tu lo sai che a Gualtieri ci sono certe ragazze. Tu, mangia, prendi. Oh, ma anche a Guastalla, a Boretto. È la zona questa. Ma lo sai che le ragazze qui si fanno mettere incinta ancora prima di sposarsi? Sì, va là, lo sai che è la cosa più bella del mondo. Poi sei un uomo, te, non sei mica una giraffa. Com'è che si dice il maschio della giraffa? Giraffo. Di, lo sai cosa devi fare per poter vedere proprio le più belle? Vai la domenica, quando sono in processione. C'hanno il velo. Beh, sembrano tutte delle sante.
Io le ho viste. Le ho viste, sì, le ho viste. A San Gallo. Al Museo dei Mali delle Donne, sì. Tutte le malattie ci avevano. Piene di piaghe, sì. Croste, tutto sangue. Facevano uno schifo, guarda. Proprio uno schifo davvero. Oh, ma cosa stai dicendo? Uè, ma sei un seminarista, te. È un seminarista questo qui. Ma va dai, lo so che le vai a guardare le donne. Di un po', ma a te, l'uomo, non ti piace mica tanto disegnarlo. A te ti piace di più disegnare le bestie, eh? Non è così? A me, l'uomo. Persin alle tire, ma le bestie le mei. Oh, lo sai che conto è difficile parlare? Fai un gran casino fra tedesco, italiano, non ti si capisce mica. Siamo tutti bestie. Siamo tutti bestie. Stammi bene a sentire. Se tu vuoi disegnare una bestia, la disegni, no? Ma se una bestia vuol pitturare te, non può mica. Hai capito? Di, Tony, qual è il colore che ti piace di più, eh? Il verde. A me mi piacciono tutti i colori, ma il verde è quello che mi piace di più, sì. Ne ho contati più di 30 a po'. A po', eh? Ti piace stare sull'argine tutto solo? Cioè, per me sei un mezzo anarchico. Cos'è che vuol dire? Cioè, uno che non ci piace niente, no? Che non ci va bene la società. Lo sai che cos'è la società? La società è tutta la gente insieme. I rapporti tra le persone. Hai capito? Per esempio, te, vestito così non vai tanto bene. Ma lo sai che fa impressione alla gente come ti combini? Ti devi tenere su un po' meglio. Va bene, ma se io mi vesto come voi faccio ridere. Perché? Io faccio ridere. Voi no, ma io sì. Ma va, fammi piacere. Dai, dai, che è una figura normalissima. Te, va, provati questa. Provala su, vieni qua, dai, dai. Vedrai che ti sta benissimo. Dai, dai, tira via tutto. Via, via, via. Hai capito? Devi essere più elegante. Devi tenerti su meglio, eh? Ma quando vengono a cercarti, devono venirti a trovare quei cani da trifola. Prova a metterla, su, dai. Sei un artista, te. Dai, mettila su, guardala. Guardati, sei bellissimo, sei. Eh? Ma guarda che faccia che c'ho. Ma va, ti devi guardare. Un artista più si conosce, meglio è. Guarda che bella. È tua, te la regalo, va. Ma te cos'è che vuoi da me? Mm-hmm. Cos'è che vuoi da me? Eh? Cosa vuoi da me? Nessuno mi comanda me, capito? Eh? Nessuno mi deve comandare me. Io in prigione non ci sto io. E tu non mi devi comandare, eh? Capito? Tu non puoi comandarmi. Io non ho bisogno di nessuno, neanche di te. Nessuno mi comanda me. Io non c'ho padroni. Io non c'ho padroni, io. Tony, 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 stai male? Tony, vuoi un po' d'acqua? Aspetta, eh? Aspetta che ti prendo un bicchiere. Te bevi. Bevi, dai. Io so che la gente scappa via quando mi vede. Ma che cosa ci posso fare io? Lo so, Tony. Non è mica colpa tua. Lo capisco benissimo. Solo che non ti devi mica offendere. Vedi, Tony, te devi capire che sei uguale agli altri. Bisogna che ti metti in testa che in fondo sei anche meglio degli altri. Certe cose le vedi meglio. Hai capito? Io non so come sono fatto. Male. Sì. Guarda, io a volte bestemmierei, guarda. Ma no, Tony. Te non ti devi fissare in testa delle idee strane. Hai capito? Tony. Tony, tu sei un pittore. Un artista, Tony. Un pittore. Hai capito? Aspetta, eh? Aspetta un momento. Voglio darti qualcosa che ti serve per lavorare.
pennelli, colori, tutto quello che serve, tutto. Teva, ti do anche questo. Sono le case sul canale, vicino al Po. È una bella tela, sai. Ci pitturi sopra e fai quello che vuoi. Fai una bella bestia, come le sai fare te. Pia, vieni, cara. Questa è Pia e questo è Tony. Lo so, ho visto il suo ritratto che si era fatto tra le maiale sul muro in piazza. La riconosco, buongiorno. Lo sai che Tony viene a pitturare qui da noi? È vero, Tony? Puoi venire quando vuoi, lo mettiamo nella serra, eh? C'è caldo come qua? Ti va bene? Nella serra? Eh? Così ti levi dal bosco. Cos'è che hai portato? Delle mele. Ne volete? Prendetene una. Allora me vado. Allora, Tony, mi raccomando, ci vieni nella serra a pitturare. Vai, venite. Su, venite, venite a vedere il tedesco. Arrini, arrini i miei coniglietti. Tony? 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 Sentite, Marino mi ha detto di darvi questo.
Se volete lo apriamo nella serra. Intanto io vedo i vostri quadri. Ma quanto avete lavorato. Perché non la provate? Forse vi sta bene. Belli, belli davvero. No, grazie. Non vi piace? Ci sono delle cose che uno si offende. Anche se si vuole fare un piacere, uno si offende. Bel leone. Ma perché offendersi? Non dovete offendervi. Siete così amici con Marino. Amici? Amici, sì. Non è vero? Amici. Sì. Lui è felice. Sì. È felice che c'è anche voi. Ma è troppo nuova per me, ci vorrebbero dei buchi. Ma no, vi sta bene. Sentite, Tony. Fra 10 giorni io e Marino ci sposiamo. Invitiamo anche voi. A me queste cerimonie non mi vanno bene. Io non vengo. Beh, noi vi mandiamo i confetti. Casomai venite dopo. Assassino. Ma cos'è che guardi? È bella la spugna, eh? Ti piacerebbe? A te non ti hanno mica invitato, però. Ma so me che non ho voluto andare. Se conta la giusta. Auguri! Tony, ma sono arrivato adesso, non mi riconosci? E chi sei? Io non ti ho mai visto. Ma Tony, Tony, ma cosa dici? Ma io non ti conosco mica. Ma che stupido, ma sono tuo padre. Mino mia padre me. Ma Galmi, no.
al cambierò, Laura. Tony. Taglio sempre qua la testa. Sono vecchio, sai. In Svizzera non mi fanno più lavorare. Io sono tornato a Gualtieri perché mi hanno trovato un posto al ricovero, al Carri. Così adesso possiamo passare un po' di anni quieti insieme. Mi aiuti a portare la valigia, eh? Grazie. Bravo. Lo vedi che sei bravo? A San Gallo c'è ancora della gente che ti ricorda. La signora Goebbels, poverina, è morta. Ti ha scritto tante volte, ma te non ci hai mai risposto. Arcinato da per Mu, mu va chi che? Che è il sergentino? Sì, il sergentino, a suo proprio mio. Ti riconosco, sai, anche se hai i capelli tutti bianchi. Luigi, ti ricordi che cantava così bene? E cantava l'opera? Ma insomma, canto ancora, sai. Quanti anni sono passati, eh? Una trentina d'anni, 35. Me li sento addosso. Beh, anche noi, eh. Per me allora, che comincia a essere molto vecchio, ho perso il conto, pazienza. Ciao, eh. Dimmi su, cosa fai qui? Sono qui. Mi hanno mandato al ricovero. Anche a te? Povero il mio ragazzo, basta. Beh, ci faremo compagnia e staremo insieme. Quel schilo è il mio fiolo. Giuseppe, l'ho ritrovato qui dopo tanti anni. Sì. Bene. Allora io vado. Ci vediamo. Dove stai, Dick? Dove? Cosa vuoi? Devi perdonarli, poveretto. Non è fatto come gli altri. Figurati, al dormivo in tal bosco, anche d'inverno, con un freddo, ma con un freddo. Ma è un bravo uomo, ma mi ha giusto. Sì, ma cosa fa? Non lavora? Lui lavorare? Mai. Non ha mai avuto voglia. Vive così, come può. I gadà un buso in la palazzina. Pittura. Pittura ogni tanto, ma pitturare è preciso che fa niente. Sempre la stessa testa. Come da ragazzo. Capito tutti a me, guarda, sono proprio sfortunato, guarda. Ma cosa c'è? Ma cosa hai fatto, Tony? Ti hai rovinato un covone. Ma come? Non sei buono a pedalare. Questa bicicletta qui, è del cacchio. Non funziona mai che gli venga un cacchio. Sei rovinato un po' il quadro. No, no, è bene, guarda. Sì, lo so che mi turi bene, lo so. Lo volete? Ve lo do per 10 minestre. Cosa me ne faccio io della tua faccia? Le belle. Al metti attaccato al muro. 10 minestre. 10 minestre? Sì. Mangi 10 minestre tu. Una oggi, un'altra domani. Insomma, tengo il conto io. Beh, una te la do. Pina! Cosa c'è? Pina, porta qua una minestra per Tony. Me ne dovete 10, eh? Sì. Sì, va bene, le quasi cotte. Sai, Tony, cosa mi devi fare a me? Mi pitturi un animale. Bambini. Per esempio, un tacchino. Un bel tacchino grande, quando fa la ruota. Sì, bene, ve lo faccio subito. Ci vuole un cartone, però. O anche un legno, sì, bello grande, eh? Remo, porta fuori un cartone, un pezzo di legno. Sì, ma grosso che ci voglio di pitturare, sì. Ho trovato queste che, e va bene? No, non va bene, lo voglio grande, grande, grandissimo. Sì, dammi una tela sul suolo, grande però, 2 metri. Lo voglio fare grande. Adesso vediamo. Ecco la minestra. Me la date una tela grande, un lenzuolo grande, un lenzuolo grande. Sì, grande come quello. Ma costa troppo, non lo sapete quanto costa? Va bene, anche rotto, non importa. C'ho voglia di pitturare. Ho voglia di pitturare grande, ecco. Dai, mangia che diventa fredda la minestra. Questa è una, ce n'è ancora 9, eh? Intanto mangia questa. Per le altre quando passo. Sì.
Aiuto, aiuto! Oh, Dio mio, che disgrazia! Aiuto! Aiuto, chiamatemi un dottore, subito! Sì, sì, chiamate un dottore! Chiamate un dottore! Ma sarà meglio chiamare un prete! Mi sembra che non c'è più niente da fare! Povera bambina! Povera Elba! Professor Tristo! Ma la sera batte il parola d'osso! Si era rischiato il paiolo d'osso, si è bruciato tutta! Oddio, che brutta cosa! Sta male, sta male! Suoi. Cosa dite, Tony? Mi sembra giusto. Mi sembra giusto quello che è successo. C'è niente di giusto. Tony! Venite a sentire il discorso del duce. Parla la radio. Me no, c'ho da pitturare, me. Allora va me. Tony, se volete andate pure a sentire il discorso del duce alla radio. Possiamo finire un'altra volta. No, no, mi vaghi no. Perché non vi piace? Al babla troppo. Hai sentito la radio? Finalmente abbiamo fondato l'impero, l'Italia, l'Abissina, la Libia, l'Eritrea. Così adesso il nostro re non è più solo re, è anche imperatore. E me? Cosa sono diventato, me? Tu devi stare attento e non farti sentire dire delle cose storte. Se no ti cacciano in galera. Tony, a posto, sternitir? No! Che dici l'accidente? Vedi il cancro, guarda. Guarda, te lo fai apposta. Lo fai apposta, te sei contro di me. Sì, ce l'hai con me. Tony, venga fermate, qui siamo nella mia botteghe. Mi vuol male quello lì. Sì, cosa vuol dire che l'ha fatta apposta? Sei tu che sei sbilenco, tal deg. Lo fa apposta, cos'è? Lo fa apposta, sì. Se sei matto fuori, aria, chiaro? No, sono mia mamma, no. È lui. Qua siamo nelle mie botteghe, hai capito? Se non ti va bene, fuori! Tutti presto, contro di me, sì, ce l'avete tutti con me! Tutti con me! Mi volete male! Raus! E adesso che sei fuori siamo pari! Dai, mo, Tony, dai! Se io fossi il signor Massacurati, non mi trattereste così! Massacurati, la mia mat! Dai, Tony, mena! Mena! Sta mica a rompere i maron! Dai! Tutti con me ce l'hanno! Sì, tutti con me ce l'hanno! Kanker! Tony! Adesso giusto me! Tony, ma cos'è che c'hai? Lascia perdere quel sasso! Mi rompo le trinche! Muovalo su quel sasso, Tony! Ma dai!
Ma lasciami stare! Vieni qui, dove vai? Toni! Con me questi qua! Lasciami stare! Fermati! Lasciami stare! Fermati bene! Lasciami! So io come sistemarvi! Sì, so io, li sistemo tutti adesso! Devi star calmo! Li rompo anch'io, sto cacchio qua! Sì! Toni! Sì, proprio voi! C'è quella pietra, o tra mezz'ora c'è il manicomio! Ma no! Mi rompo il vetro io, sto che! Ma cos'è che dici te? Andiamo via, lasciali perdere, Toni, dai, ascolta! Toni! C'ho mica paura di voi! Vieni via con me, dai, andiamo! Dai, Toni, stai buono! Ma te, Toni, spiegamelo un po'. Perché quando uno starnutisce pare che ti senti male? Perché mi si ferma il pensiero a me. Sì, mi si ferma il pensiero. Mamma, ho portato il Toni. Può restare a mangiare con noi altri? Giorno. Ma sì, può restare. Però c'è solo polenta. Ti piace a te? Fritta tanto, quasi brisata. Fritta, va bene. Ma che ne è poca. Siete gentili, grazie, ci ho proprio fame. Vagna mamma e madre. Sì. Intanto vado a prendere il caretino. Oh, bravo, Toni, te la pala che mi dai una mano. Ampiasi. Non ci avete paura dei morti e neanche paura di me. Mi piacete, siete bella. Sì. Ma dai, che potrei essere tua madre. Avdago un bacio. Eh? Ma ti gira il cervello a te? Uno solo. Hanno bisogno. Eh? Ma sei matto? Che cos'è che c'è in testa oggi? Un bacio, carina, un bacino. A badari, a guastala, che ti sistema? Oh! Carina. Per favore, un bacino. Oh, è matto questo! Cachi, Ginan, c'è i bollenti spiriti questo! Oh. Oh. Ma no, no! Cachi! Ginan! Carina! Oh! Oddio, Madonna! Volevo solo un bacino, volevo oddio, io! Madonna! Cuschi, non per far quel cuschi! Le mani! Cachi! Rina! Favore, ma c'è i volenti spiriti! Fermatelo! Fermatelo! Ma non ho fatto niente, beh! Volevo solo un bacio! Oddio, mamma! Guardate! Aiuto, mi prego! Volevo solo un maiale! Che ne ho bisogno! Mi interrompo io! Voglio che fai vedere male io! Fai una volta per tutte! Oddio! Chiare. Non volevo far niente, non volevo, lo giuro. Sono proprio con mia madre, poverina, ma già 60 anni, sai. Sì, ma una donna. Va, vieni ben via, che è meglio. Una bella donna. Guarda che bella, eh? Senti, Toni, stami attento. Sai cosa dice la gente? Che sbaglia non andare mai a trovare tuo padre all'ospizio. Me non mi importa niente della gente, no? Me sono libero, non c'ho padroni, me. Te devi capire una cosa. Che se fosse stato lui ad ammazzare tua madre, l'avrebbero messo in galera. In galera, capisci? Cosa c'è da ridere? Agneda sa sempre. Ma va, buon figlio è una brava persona. In fin di conti ti ha dato il suo nome, no? A modo suo ti ha aiutato. A me? A me no! Niente! No! Me non mi chiamo mica la Cabue! Me ha cambiato il mio nome! Sicuro! Me mi firmo Antonio Ligabue! Sì! Hai una testa, te. Fai perfino delle robe che ne parlano tutti. Ma chi me l'ha fatto fare di occuparmi di te? Non lo so mica io. Chi me l'ha fatto fare? Ma basta così! Basta così! Basta! Basta così! Io torno nel bosco, sì! Dove non ci sono tanti padroni come voi! E non mi vedete più! Bene! Ma fa pur quello che vuoi! Fa pur quello che vuoi! Tanto io ti saluto! Io vado a Roma! Hai capito? Io non voglio avere niente a che fare con uno come te! Io vado a Roma, vado!
Ma sì, sì, andate pure dai vostri amici a Roma. Tanto cosa volete capire voi? Voi non capite niente. Cosa volete capire di me? Andate con vostra moglie, voi vi baciate quando volete. Avete tutto, voi io niente. E allora non capite. Siete capaci voi di fare un'aquila così? No! Ma Tony, tu devi piantarla di queste fesserie. Piantala. Pittura seriamente, senza buffonate, che non ne hai bisogno. Pittura seriamente a me? Sapete cosa vi dico? Che voi siete uno di quelli che vogliono comandare, sì! E voi non siete un vero amico, no! Perché voi avete invidia di me, della mia pittura, sì! Perché tutti c'hanno invidia di me, dei miei quadri, sicuro! Ci avete proprio invidia di me, perché voi non siete meglio degli altri! Io l'ho capito, tutti invidiosi, sì! Ma cosa vuoi tu? Cosa vuoi da me? Per la pace, va. Tony. Tony, tu hai bisogno di uno che ti stia dietro come un bambino. Affezionato. Un'altra cosa. L'organo, no? L'organo. Te me lo rovini, l'organo. Beh, ma se ne sono bravo. Sono proprio bravo. So suonare bene, io, sì. Adesso mi è venuto un organo, così, sì. Io so suonare, sì. Fa suonare una volta, che ne ho bisogno, su. Su, che mi passa. Fa suonare un momento, Giuseppe. Dopo il prete mi sgrida. Ma no. Fa suonare una volta l'organo, sì. Ma tu in chiesa non ci dovresti neanche venire. Perché? Bestemmi sempre. Beh, ma bene, non sono mica con lui, no, ce l'ho con voi altri. Con noi altri sì, ce l'hai. Sì. O se stai sempre a lamentarti, cosa vuoi? Sì, ma cosa c'ho a me di essere con te? Niente. Non ce l'ho mica detto io di farmi venire al mondo quello là. Non ce l'ho detto io, scappè. Su, Giuseppe, fai il bravo. Fammi suonare una volta che mi calmo. Fammi suonare, per piacere. Suona, va là. Ah!
Non gliel'ho mica detto io di farmi nascere quella. Tony, vieni, il dottore ti vuole parlare. Perché, dottore, io devo stare qui dentro? No, perché non sei ancora guarito, Tony. Ma io che male c'ho? Cosa ti devo dire? Tu hai uno stato depressivo con qualche idea fissa, qualche mania. Mi capisci, Tony? Ma io sto bene di testa. Lei mi può domandare quello che vuole, che io ci rispondo. E se sto qui che io finisco matto sul serio. Sa che nella mia camera tutto mi si stringe addosso, tutto, sì, davvero. Mi manca il respiro a me. È una stanza come tutte le altre, Tony. Non è vero, la prigione è sempre stretta. Ma qui tu fai tutto quello che vuoi. Puoi pitturare. Io mi accontento anche di poco, di un po' d'erba, ma fuori. Lo so, ma fuori, sai, sono dei gran brutti tempi. Qui invece stai tranquillo, ti curi e puoi mangiare da cristiano. Ma io sto nel bosco e non mi faccio vedere da nessuno. Senti, Tony, mi ha detto l'infermiere che te fai delle robe che non dovresti fare, specialmente di notte. Guarda che ti buttano giù, eh. Ti fanno male. Male proprio ai tuoi nervi, hai capito? Non è vero. E non devi sempre pensare alle donne. Dai, fidati di me. Devi fidarti. Ti fanno male. Non è vero, non è vero. L'infermiere è un bugiardo. Io non ci penso mica alle donne. Ma Tony, Tony. Sì, le vera. Non lo faccio più, non lo faccio più. La prossima volta mi leggo le mani. Ma so che mi rovini. Dopo a sigaretta, piangerei dopo. Però se mi aiuti, guarisci e torni fuori. Te lo prometto. Guardi, se lei mi fa andare fuori di qui, io ci regalo un quadro. Anzi, due, tre, tutti i miei quadri ci regalo. Ma forse ampia smia lui i miei quadri. Ma è val qualcosa, anche se li fa un povero disgraziato come me. Ma lo so che tu sei bravo, che sei un artista. Questi disturbi sono una roba che te non c'è mica colpa, sai. Li hai ereditati. Da chi? Vabbè. Però sono sempre me che pago.